Giacomo Venturini, un ragazzo 25enne di Candelara, ha deciso di farla finita ieri all'alba, gettandosi sotto un treno merci che transitava sulla linea Cattolica-Pesaro. Venturini, che faceva il meccanico nell'officina AMI di Urbino, dove era stato assunto da poco, pare che non avesse mai superato una forte delusione d'amore. Dopo aver passato la notte fuori, probabilmente in compagnia di amici, intorno alle 5 si è recato in zona con la sua auto, si è avvicinato ai binari, scavalcando la recinzione prima del tragico gesto, ha inviato un messaggio di saluto e di affetto al fratello minore che stava già dormendo. Frasi che lasciavano pochi dubbi sulla sua volontà. Il macchinista non ha fatto in tempo a fermarsi prima dell'impatto e per Giacomo non c'è stato scampo. Avvistato il cadavere all'altezza di via Bologna, poco prima della stazione di Pesaro, un macchinista ha lanciato l'allarme al 118 e alla polizia ferroviaria, che ha provveduto ad isolare l'area, bloccare il traffico ferroviario ed avvertire il magistrato di turno. I suoi familiari hanno appreso la tragica notizia solo diverse ore dopo il ritrovamento del corpo. Disagi anche per la circolazione dei treni, che hanno accumulato fino a 100 minuti di ritardo.